Ok, benvenuti ragazzi, io sono Jesus ed è da un bel po' che non parliamo faccia a faccia. Questo è l'episodio conclusivo della Road to Sirius, ma non preoccupatevi, questa serie si divide in altre sottoserie, perché a me piace fare le cose complicate, ok? Quindi, qua finisce la storia bonus di Mega Man Star Fox 3 Black Ace. A questo punto la serie si divide in Sigma Rush, Omega Apocalypse, Timer e, per finire, ci sono gli Black Ace Side Boss, che sono boss comunque fortissimi, ma non essendo accomunati da niente non sapevo che titolo dare alla playlist. Se avete suggerimenti comunque datemeli, perché mi fa abbastanza schifo per adesso. Comunque, il primo video ad uscire sarà un Black Ace Side Boss, e quindi ragazzi, grazie ancora per tutto il supporto che state dando sia alla serie principale che alla parte bonus della Road to Sirius. La serie principale, ogni video adesso sta raggiungendo almeno le 100 visualizzazioni, che è tantissimo per me, a parte il primo che va bene, ok, e niente, grazie ragazzi. Quindi il prossimo episodio non si chiamerà più Road to Sirius, ma si chiamerà Black Ace Side Boss. Poi proseguiremo con la Sigma Rush, per continuare con la Omega Apocalypse e finiremo con la Timer. Se avete altri suggerimenti e altre serie da farmi fare, altri boss da farmi sconfiggere, fatemelo sapere. Se volete un video su come trovare tutte le carte standard, mega, giga o cose di questo tipo, fatemelo sapere e sarò molto contento di accontentarvi. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella ragazzi! Bella a tutti ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 e oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Ok, in questo episodio si va a sconfiggere Sirius, a distruggere, a sconfiggere, come lo volete chiamare. Più avanti gli Arts vengono inghiottiti in modo impressionante. Posso sentirlo, vorrei fuggire ma non posso muovermi. Aiutami. Tranquilli, ci penso io. Oltretutto ci sono un sacco di porte bloccate. Potrebbe essere una specie di achievement. Oh, oh, è troppo forte. Sono spaventato. Tranquillo, ci penso io. Cosa c'è qua? Un 500-505. No, i virus. Ok, c'è una barriera. Confermato, possesso di tutte le carte normali. Accesso consentito. Ok ragazzi, per passare questa barriera siete obbligati a possedere tutte le carte standard. Purtroppo non c'è altro modo. Forse ho imbroccato la strada giusta? Direi di suola, calla. Quello è Sirius? Bene, sono morto. Fantastico. Queste cuffie mi cadono. Benvenuto Mega Man. Quindi sei tu Sirius. Come hai usato? È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho avuto ospiti. Oh, circa 100 anni. Sì, proprio così. Ehi, piantala di parlare da solo e presta attenzione per una volta. Non mi piace avere degli M maleducati nella mia collezione. Mega Man farà una figura migliore sulla mia mensola. Allora, Mega Man, ti prego, resta fermo. Rimuovere la tua volontà. Poi inizierai a lottare con tantissimi esseri M molto divertenti. Le tue lotte sono sempre così emozionanti da guardare. Vuole farsi diventare i suoi giocattoli. Questo tipo è pazzo! Non ti lascerò nemmeno avvicinarti a me. Sirius, te la farò pagare per tutto ciò che hai fatto. Oh, fantastico! Ho appena avuto un'idea! Imposterò il pianeta FM come tuo primo campo di battaglia. Fatemi il favore di darvi da fare come più vi piace. Cioè, quindi in pratica vuole prendere la mia coscienza e usarmi come burattino, oltretutto come se non bastasse, vuole farmi combattere a casa mia in pratica. Speravo di divertirmi ancora a guardare quelli sul pianeta andare nel panico, ma credo che distruggerli in modo definitivo sarà altrettanto divertente. Ci sono così tanti pianeti per me con cui giocare. Le persone, i pianeti non sono giocattoli con cui ti puoi divertire. Hai mai pensato al dolore che stai infliggendo a tutta quella gente laggiù? Tutto cesserà ad esistere. Un buco nero non ha bisogno di tali emozioni. Dovresti essere felice. Vivrete per sempre nell'oscurità. Sarete miei. Non definirei quella vita. Sarebbe come non esistere. Capisco, pensate di poter cambiare idea? Fermarvi senza causarvi un po' di ferite sarebbe un po' seccante per me. Sarebbe difficile per noi giocare insieme se vi faceste male. Non chiudi mai la bocca, non è nessuna possibilità contro di noi. Ho il pieno controllo di tutti gli aspetti di questo server. Siete così ottusi da non vedere la realtà per ciò che è, vero? Le vostre possibilità di fermarmi sono pari a zero.
ma credo che dei bambini debbano essere puniti o imparare una lezione. Ragazzo, arriva! Sono pronto, questa lotta è nostra! La battaglia finale è in onda! Bene! Sirius! Allora, sembra un angelo, fatemela passare perché ha delle ali dorate. Comunque, stavo dicendo, ce l'ho fatto Sirius! Sì! Mi fa fuori! Sì! Ha 3000 punti di vita! Yeah! Cosa fai? Fa delle barriere e dei colpi strani. Salta. Bene. No, 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 no! Cosa fa? Oddio! Oddio! Ma stiamo scherzando? Come lo faccio fuori di là? No, no, non ho distrutto nemmeno i cosi! Credo che questa sia inutile, eh? Non farmi male! Oh, li ho distrutti! Bene! Ma ragazzi, questo è, cioè, è Sirius nella forma base, dovrebbe essere... No, non semplice, ma... ok, cambio semplice. Quanto meno fattibile, andiamo! Cosa fa? E se io lo congelo? Lo posso congelare? Non so cosa volevo fare, ma l'ho bloccato. Volevo congelarlo, non si congela. Non si congela, non fa niente sto tizio. C'è un modo per farlo fuori? Ho fatto una cagata! Lanciala! Non gliel'ho lanciata! Siete agitati? No? Io sì! Ma come faccio a fare? Sei forte, non ci credo, dai! Sirius, sei una cosa illegale, ok? Ti mettiamo illegale, uso singolo in 63 paesi diversi. Ed è giù! Ed è giù! Io, in questo modo, ci sono posti dove andare. Ad ogni modo, Milano, sei sopravvissuto, ma non è lontana la tua dipartita. Tutti i miei poteri M sono stati trasferiti ad un altro server. A quel server. Per l'amor del cielo, muori e basta! Quando le 5 stelle brilleranno insieme, voi due e la Terra vedrete la vostra dipartita. E come extra, eccovi un regalo. Divertitevi a lottare con... Divertiti a lottare con il tuo rivale per tutta l'eternità. Di cosa stai parlando? Arrivederci, Mega Man. Ah! Divertiti a lottare con il tuo rivale per tutta l'eternità. E quando le 5 stelle riappariranno, brilleranno ancora. Ok, non ho capito. Ho sentito qualcosa. Lasciare Sirius ed entrare nel mio corpo. Sì, posso sentirlo. Sembra che ci siamo messi in un altro casino. Ma cos'è? Interessante. Non mi aspettavo che le cose andassero così. Mega Man, il Metal Moon è stato trasferito da Sirius a te. È questo che intendeva con lottare con il rivale per l'eternità? Rogue, sei qui per tentare di eliminarmi? Adesso ho una ragione in più per farlo. Tuttavia, non ho fretta. Posso aspettare finché la corona non esca dal tuo corpo. Allora ti finirò. Per adesso dovresti festeggiare la vittoria su Sirius. Rogue, ci rivedremo ancora. Per adesso vado. Ok. Un giorno, Rogue ed io avremo una dura lotta. Ehi, ragazzo, non abbatterti. Ce ne procureremo quando verrà il tempo. Tu hai sconfitto Sirius e salvato il pianeta FM. Sì, ce l'hai fatta. Grazie, zio. Volevo dire Mega Man. Ciao anche a te, Sepus. Sepus, il pianeta FM è salvo? Sì, la spinta gravitazionale del buco nero è cessata. Sì, siamo così, aspetta, favolosi! Abbiamo con entrambi un grande debito di gratitudine. Grazie mille, Geo e Omega Xyz. Non devi continuare a ringraziarci.
se ci trovassimo nei guai, mi aspetto che verrai ad aiutarci. Proprio così, perciò piantala. Voi due siete incredibili. Geo, è tempo di lasciarci. Dovrei tornare dal mio popolo. Tutti saranno così felici di sapere che il loro re è salvo. Curare i cuori della gente sarà una prova molto più ardua che sarà del pianeta. So che ci riuscirai, Re di FM. Non c'è nessun altro che seguirebbero più di te. È un legame indissolubile. Sentirlo dire dagli amici mi rincuora. Grazie. Farò del mio meglio. Inoltre mi sforzerò di portare le relazioni tra la Terra e il pianeta FM ad un altro livello. Ed è un'idea magnifica, non vedo l'ora che giunga quel giorno. Sì, vorrei poter venire in visita una volta ogni tanto. Geo, Omega Xis, grazie di nuovo. Mi avete motivato ad essere anche un re migliore per il mio popolo. Anche noi faremo del nostro meglio. Maledizione! Cosa c'è? Sirius, un essere M capace di controllare i buchi neri. Era così potente. Sì, ma ragazzo, lo spazio è molto vasto. Sono certo che lì fuori ci siano altri ancora più forti di lui. Sì, forse. Conto su di te, Mega, se mai ci imbattessimo in qualcuno del genere. Non devi neanche dirlo, sarò al tuo fianco. E sono certo che potremo contare sui nostri amici. Beh, torniamo indietro. Vorrei davvero sapere cosa intendeva Sirius dicendo quando le 5 stelle brilleranno insieme. Voi due e la Terra vedrete la vostra dipartita. Sì, anch'io. D'accordo, andiamo, Mega. Non perdere l'attimo. Capitolo bonus. Fine. Ok. Direi che qua si conclude il capitolo bonus, ragazzi. Adesso pensate che Mega Man è finito? No! Allora, fatemi ritornare un attimo, ho salvato, fatemi resettare il gioco. Come potete osservare nella parte in fondo del mio schermo abbiamo 5 stelle. Queste, ragazzi, sono le 5 stelle di cui parla Sirius. Nel prossimo episodio sblocchiamo con le stelle due modalità molto particolari. Non perdetevi il prossimo episodio perché andiamo a sbloccare i 3 boss Sigma opzionali e un avversario molto particolare, anche se saprete molto probabilmente di cui sto parlando. Comunque ragazzi, so che questo video è uscito un po' più corto, ma se il video è uscito lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e nel prossimo episodio sblocchiamo tutte le cose con le stelle. Quindi, bene ragazzi! Sarebbe bello proteggere i nostri legami senza far male a nessun altro. Ma la vita non è così semplice. Ecco perché devo proteggere il mio legame con Seppus. Rogue, comprendo la tua situazione. Ma Seppus mi ha affidato il destino del suo mondo. Allora iniziamo, ovviamente. Questa è una lotta per l'onore. Vincerò Onda. Lotta Onda. Team Onda. Ok, questa è una lotta molto diversa. 2500 punti vita. Questo download contiene entrambi i giochi, entrambe le versioni, Red Joker e Black Ace. Ho di supporto Matthews per il semplice motivo che cercheremo di spiegarvi magari le differenze che ci sono tra i giochi, perché lui è stato il primo a provare, diciamo, la patch che ho fatto io. Ancora Gianni Morandi ha fatto apposta per noi.